I vegetariani in Italia rappresentano l'8% della popolazione ed essere vegetariani o vegani in gravidanza non provoca particolari problemi, lo dice Anna Maria Marconi, docente di ostetricia e ginecologia all'Università di Milano, ricordandola dire che la nutrizione alternativa deve essere frutto di un'accurata collaborazione da parte del soggetto con un nutrizionista per assicurare la realizzazione di tutte le richieste di macronutrienti, micronutrienti e calorici, dalla vitamina B12, lo zinco, il calcio, la vitamina D, il ferro fino agli omega 3. Alcuni micronutrienti non è possibile senza un'integrazione e quindi dico per esempio la vitamina B12 deve essere assolutamente supplementata perché la vitamina B12 sta solo negli alimenti di tipo animale, quindi non è possibile. Ci sono così nelle varie mode, proprio le richieste di proteine sono diverse. Già in gravidanza la richiesta di proteica è superiore rispetto alla donna non in gravidanza. E le proteine vegetali che vanno benissimo devono però essere attentamente valutate perché non tutte hanno la stessa assorbibilità rispetto a quelle animali e quindi bisogna scegliere anche nell'ambito dello stesso soggetto vegetariano in base alle sue preferenze, quanto aumentare le quantità per mantenere quella qualità che lui vuole e per dare però poi alla gravidanza e quindi di conseguenza al bambino i nutrimenti di cui ha bisogno. Per garantire una corretta alimentazione nei primi 1000 giorni di vita del bambino e oltre, le mamme devono avere uno stile alimentare che non guardi solo a quello che entra, ma anche a quello che esce in termini di energia. Ai pediatri invece tocca mantenere sotto controllo il peso del bambino, che non deve eccedere di troppo l'indice di massa corporea. Quando si perde il proprio percentile di indice di massa corporea, è più facile che rimanga alterato per sempre, anche durante l'età adulta, lo afferma Carlo Agostoni, presidente della SIGEMP, che parlando di stili di vita punta attenzione sulle classi socio-economiche più svantaggiate. La cosa che è emersa negli ultimi mesi è diventata così vasta che da originale è diventata così una moda come in effetti gli stili di vita sbagliati e le alimentazioni meno bilanciate sono delle classi socio-economicamente più povere e sbilanciate, per cui l'intervento sul sociale deve tener conto di questo. No agli allarmismi in età pediatrica: i bambini che presentano una reazione avversa a un antibiotico sono dal 10 al 15%, ma i piccoli veramente allergici sono inferiori al 3% e per alcune classi di antibiotici addirittura inferiori all'1%. Così Francesca Saretta, esperta in allergologia pediatrica, fa il punto sulle ultime ricerche sul tema. Nelle ultime ricerche ci sono anche dei gruppi italiani, come i colleghi del Mayer, che stanno lavorando, soprattutto sul ruolo che possono avere alcuni tipi di virus, in particolare gli herpes virus, nell'alterare la risposta immunologica durante l'assunzione dell'antibiotico. Un aspetto molto importante che però le società scientifiche stanno cercando di coprire è proprio quello di fare un registro e di evidenziare qual è la reale incidenza, la reale prevalenza delle reazioni da ipersensibilità ad antibiotici in età pediatrica. Questo per quale motivo? Sia perché in precedenza i bambini venivano assimilati all'interno degli studi degli adulti ed in particolare perché abbiamo visto che i fattori di rischio dei bambini sono differenti da quello dell'adulto e quindi è importante che questa popolazione venga studiata a sé stante e con criteri molto specifici e con test diagnostici appropriati per l'età pediatrica. Si arricchisce di una nuova sezione dedicata alle malattie rare dove comemicuro.it, il portale di public reporting delle strutture sanitarie italiane che dal 2013 rappresenta un punto di riferimento per la scelta della struttura sanitaria in cui curarsi, con oltre 1 milione di utenti al mese. In Italia sono 155 le strutture, il 55,5% è al nord, il 20% al centro e il 24,5% al sud. I centri certificati ERNI invece sono 66. A spiegare l'importanza del progetto è Walter Ricciardi, coordinatore del comitato scientifico di Dove e Come Mi Curo, professore ordinario di igiene e medicina preventiva all'Università Cattolica di Roma. Dove Come Mi Curo è un sito che dà 1 milione di informazioni, perché di fatto sono censiti tutte le strutture, sia pubbliche e private, e vengono date informazioni su quali sono, diciamo, le migliori, su quali sono i centri di eccellenza. Le
parlato di vere e proprie tribolazioni per cercare un centro di riferimento. Sì, questo avviene soprattutto per i malati rari, ma avviene anche per malattie più frequenti. Ma oggi sui malati rari noi insistiamo perché di fatto per alcuni di questi passano 10 anni di tribolazioni da parte della famiglia per trovare innanzitutto la diagnosi. In media sono 7 anni, tra 4 e 10 in media sono 7 anni, per cui sono anni di sofferenza in cui i cittadini vengono sballottolati da una parte all'altra, fanno viaggi della speranza, mentre invece questo sito gli dà, avendo censito tutte le 9.000 malattie rare previste dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, i 150 e poco più centri in Italia che forniscono assistenza per malattie rare, per la specifica malattia rara, sia in età pediatrica che in età adulta. Il 60% dei bambini che arriva in pronto soccorso ha dolore ma non viene sufficientemente trattato, per questo motivo è nato un decalogo composto da item sui doveri di medici e infermieri dei pronto soccorso. Il documento è stato firmato al 75° Congresso Italiano di Pediatria e a parlarne alla dire è Franca Benini, responsabile del Centro Regionale Veneto di Terapia del Dolore e Cure Palliative Pediatriche. Ci sono delle terapie farmacologiche che hanno possibilità di intervento su dolori diversi, che hanno potenza diversa. L'importante è scegliere per ogni tipologia di dolore il farmaco o i farmaci più adeguati. Per quanto invece riguarda tutto l'approccio al problema dolore tout court, abbiamo anche la necessità di accogliere l'ansia che accompagna il dolore dei bambini e della famiglia, e anche qui ci sono molte strategie non farmacologiche, dalle più semplici che sono le bolle di sapone, ma da quelle più complesse in cui si può arrivare fino all'ipnosi, che permettono di togliere la componente ansiogena. Da circa un anno stiamo lavorando a un progetto che si chiama Copper Project e che ha come obiettivo di fare una valutazione condivisa dell'importanza del dolore nell'ambito dell'emergenza-urgenza pediatrica. 17 società scientifiche che direttamente o indirettamente gestiscono il bambino con dolore che arriva in pronto soccorso hanno lavorato insieme per scrivere questo documento e per prendere una netta posizione sulla necessità di controllare il dolore in tutte le sue forme. Per tutte le notizie consultate il sito dire.it.